Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Aggiungiamo un nuovo capitolo alla nostra saga dedicata a quegli stranieri che non sono riusciti ad adattarsi al meglio alla realtà del massimo campionato italiano. Calciatori a volte accompagnati da grandi aspettative, in altri casi chiamati a rappresentare vere e proprie scommesse che non sono andate a buon fine. Meteore e bidoni della Serie A parte 10, stranieri fra flop, stranezze e curiosità. Giovani, Bologna. Ho portato a Bologna uno dei 5 giocatori migliori al mondo. In molti ricordano ancora la frase con la quale il presidente rossoblu Gino Corioni presentò al grande pubblico il fiore all'occhiello per la campagna acquisti del Bologna nell'estate 1989. Servì la allora non indifferente cifra di 9 miliardi di lire per strappare Giovanni Silva al Vasco da Gama, centrocampista di qualità che nel 1983 decise con un suo gol la finale del Mondiale Under 20 tra Brasile e Argentina. Lui a sua volta arrivò definendosi il più europeo dei calciatori brasiliani. Nulla di tutto questo fu reale, visto che Giovanni, a parte un Eurogol realizzato alla Fiorentina, non lasciò traccia in Italia a causa di un difetto che si era visto in molti calciatori teoricamente di qualità importati nella Serie A dell'epoca dal Brasile. La lentezza esasperante, che abbinata a una certa fragilità fisica, lo portò a chiudere in una stagione l'avventura italiana facendo partire quella tedesca al Karlsruhe, dove le cose andarono potenzialmente anche peggio. Del brasiliano al 32esimo del secondo tempo, il gol partita che condannava la Fiorentina proprio nel momento di maggior pressione dei Viola. Che Giovanni avesse buoni piedi l'aveva dimostrato già ai tiri dalla bandierina nei primi 45 minuti. Ivan René Valenciano, Atalanta. Si dice che l'Atalanta l'abbia preferito a Tino Asprilla nell'ormai lontano 1992 per i gol a raffica segnati da questo attaccante colombiano nell'Atletico Junior Barranquilla. Il DS bergamasco Previtali lo paragonò a Boninsegna, ma il risultato fu disastroso. Solo 5 presenze e assist sfornati da Roberto Rambaudi sprecati a ripetizione. La sua tendenza al sovrappeso scatenerà facili ironie con i confronti con la tiratissima figurina Panini di quella stagione. Tornerà in Colombia, dove 168 gol segnati in partite ufficiali gli permetteranno di diventare il miglior marcatore della storia del Junior Barranquilla e uno dei maggiori in assoluto del campionato locale, riconquistando anche, seppur a intermittenza, la maglia della nazionale. Gabigol, Inter. Un caso davvero particolare quello di Gabriel Barbosa, detto Gabigol in Brasile, proprio per la sua grandissima confidenza con il gol. Esploso giovanissimo nel Santos, per lui l'Inter investì 30 milioni di euro nel 2016, ritrovandosi però un vero e proprio oggetto misterioso tra le mani, capace di segnare un solo gol a Bologna, da due passi e condito da un'esultanza sin troppo entusiasta. Ma una volta tornato in Brasile al Flamengo, Barbosa contro tutti i pronostici è ritornato Gabigol, vincendo la Copa Libertadores nel 2019 e nel 2022 segnando in entrambe le finali i gol decisivi, imprese che non gli sono però valse la convocazione con la nazionale per il Mondiale in Qatar. Amaral, Fiorentina. Mediano brasiliano dai piedi buoni ma dai ritmi sin troppo compassati, come spesso si riscontra tra i calciatori verde-oro. Amaral assaggiò la Serie A per 4 partite nella stagione 1996-97 al Parma, ma i gialloblu rinunciarono subito a lui per liberare uno slot da extracomunitario per il forte Mario Stanic. Amaral ritornerà nel 2000 alla Fiorentina, due stagioni difficili per la crisi societaria del club viola, finito in quel biennio in Serie B, passando però per la conquista di una Coppa Italia. A Firenze faceva scalpore il suo passato da necroforo, più prosaicamente becchino, soprattutto perché in antitesi col suo carattere allegro e sempre sorridente.
Sergei Gurenko. Galeotto fu il commento di una partita della nazionale. Da commentatore Rai, Fabio Capello si ritrovò a seguire un match fra Italia e Bielorussia, in cui gli avversari degli azzurri fecero brillare un rapido esterno di difesa. Sergei Gurenko, o Gurenka, come Gianni Cerqueti amava sottolineare, riprendendo la pronuncia locale. Fatto sta che Capello fece carte false per portarlo alla Roma, ma il risultato non fu affatto quello sperato. Lento e tatticamente indisciplinato, il primo bielorusso a giocare in Serie A, dopo 5 presenze in giallo-rosso, finì presto nel dimenticatoio, fallendo successivamente anche a Parma e ritagliandosi un discreto spazio solo a Piacenza nell'ultimo anno di Serie A degli emiliani. Ottavo, il minuto nel quale succede di tutto. Tosto va via ad Ambrosini, cross, Gurienko si avventa sul pallone, Dida battuto, è il primo gol in assoluto del Piacenza sul campo del Milan, un gol bielorusso. Moritz Leitner, Lazio. Ex talento tedesco del settore giovanile del Borussia Dortmund, la Lazio nel 2016 investì quasi 2 milioni di euro per cercare di rilanciarlo. Una scommessa durata appena 2 spezzoni di partita, con l'esordio in Serie A in casa dell'Udinese. Ma il retroscena sul suo addio anticipato alla Lazio comprende anche un piatto di bresaola volante, lanciato direttamente dal presidente Lotito nella mensa di Formello, come riportarono i rumors di allora, durante una lite col segretario generale Calveri in merito alla cessione di Candreva all'Inter. Leitner, appena arrivato a Roma, fu quasi colpito dall'oggetto volante condito non identificato e cercò di tornare subito a Dortmund. Riuscirono a farlo rientrare a Roma, ma l'amore con il calcio e il cibo italiano evidentemente non sbocciò mai. E tu ricordi altre meteore e bidoni della Serie A che meriterebbero di essere inserite in un prossimo capitolo? Scrivilo nei commenti. E naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!